Pino, 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 Pino. Esercitazione, esercitazione, c'è stata una rapina. Allora c'è stata una rapina. Allora c'è stato quel che c'è stato, eh? Al credito bergamasco. Allora i delinquenti sono asserragliati nel credito bergamasco con numerosi e numerosi ostaggi. Tigre, come agiamo? Vai. Come? Siamo in due proprio io. Vuoi andare a dirigere il traffico? No. Come agiamo? Allora, prima di tutto bisogna sapere se è pericoloso. E la domanda è pericoloso? E certo che è pericoloso, è pericolosissimo. Vero. E allora? E allora mi prendo due giorni di ferie. Atti! Bene, sulle spalle. Sulle spalle bene. Giù le braccia. Sulle spalle, aspetti fuori. Guarda l'orizzonte. Giù le braccia bene. O una cosa o l'altra, perché non riesco a farle insieme. Cobra, fagli vedere come agiamo. Allora, intanto un buon poliziotto non va mai in ferie. Bravo. E se per caso ci dà, si dà del cretino e torna immediatamente a casa. Bravo, Cobra. La prima cosa da farsi è dismettere gli abiti borghesi. Bene. Via i pantaloncini tutti sfrangiati. Via, via, via. Via, via le zoccolette di cuoio del dottor Scholl. Via, via, via. Via, via. Via la canottiera con su Snoopy che tra l'altro non mi slancio un cazzo. Via, via, via. Allora, mi procuro una tuta mimetica di quelle immaculate. Uno. Elmetto con sulle foglie di ficus beniamino. Due. Anfibi con la punta d'acciaio rinforzata davanti e di dietro. Perché? Per dare calci nel culo e nei coglioni. Tre. Manganello con la scossa elettrica. Quattro. Suocio che lancia il patriota. Cinque. E a sua ciao. Bravo. Bravo, Cobra. Così mi piaci, tenace e duro. Bravo. Bravo. Cobra, guarda che gli sono cadute 100 lire, Cobra. Sottomaior! Sempre allerta, ragazzi, sempre allerta. Tigre, siamo armati di tutto punto, come agiamo? Vai! Allora, i due giorni di ferie non me l'hanno date. Il dirigere il traffico? E se me li danno non li accetto, oh, anche vai. Perché sono un poliziotto e lì già il mio dovere. Quindi come allora, chiaramente cosa succede? È pericoloso, non è... sono a letto, che sto, mi sto rotolando nel letto come un crotalo, quando a un certo punto sento una voce che mi chiama da lontano, amore, amore, io mi avvicino sempre di più a questa voce, amore, fino a svegliarmi e c'è mia moglie sul cielo del letto, amore svegliati, è pronta la colazione, anzi adesso mi alzo, che ore sono? Sono le 11, le 11, dove essere le ore, alle 8, tu mi chiami alle 11, perché ma che cosa devi fare? Il primo giorno di lavoro già. Allora mi vesto strada facendo. Bravo. Neanche mi posso, non ho tempo neanche di respirare. Bravo. Esco di casa battendo la porta, corro più non posso, cercando di ridurre il ritardo. Giusto. Al meno possibile, corro. Vai. Sulle cappotte delle macchine. Bravo. Corro sempre per defiato e butto giù bancarelle, biciclette, tutto quello che trovo in apnea. 15 chilometri in apnea. Vabbè, arrivo fino in centrale e dico, io che cretino, c'avevo la macchina. Ormai e faccio torno indietro. No, di certo. Oramai che sono in centrale. A questo punto vado in ufficio, salgo le scale a 4 a 4, entro in ufficio, squillo il telefono, prendo il telefono, pronto, che c'è? Una rapina in corso. Una rapina, il primo giorno c'è una rapina, anche se ne entrò. C'è una rapina, dai, tigre. Non stiamo a discutere, c'è una Bravo. Rapina, scendo le scale, attraverso il cortile vado in garage. Macchina in dotazione. Macchina in dotazione. Bravo. Chiamo Peppinillo, 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 va. Che c'è? Presto, non stare all'imballato, dammi una macchina in dotazione che devo sventare una rapina. Prenditi la 17. Come la 17? E la 17, come devo guidare con una mano al volante e l'altra nei coglioni? Beh, scusa! Tigre! Vabbè, non stiamo qui! Guardate la 17! E c'è la 17! La 17. A Vai. Questo punto di attraverso il cortile, stato non sto a perdere tempo a salire, Perché? Scalichiamo da giù! Cosimo! Cosimo! Cosa mi sta facendo? Che c'è? Buttami le chiavi della 17 di corsa! Avanti! Prendimi, buttare le chiavi della 17! Ma le chiavi sono nella macchina, sei in dotazione! Cosimo, ma che chiavi mi hai buttato? Ma tutto allora, tigre, le chiavi sono nella macchina, a dai! A questo punto le chiavi sono nella macchina, stronzo! Spacco da flippare dalla macchina! Ma è aperta, se sono dentro! In aperta! Certo! È sempre l'ultima a sapere le cose, devo essere! Vado in strada e prendo... Le chiavi sono nella macchina, a dai! A questo punto le chiavi sono nella 17... Ma le chiavi sono nella macchina, sei in dotazione! Cosimo, ma che chiavi mi hai buttato? Ma tutto allora, tigre, le chiavi sono nella macchina, a dai! A questo punto le chiavi sono nella macchina, stronzo! Spacco da flippare dalla macchina! Ma è aperta, se sono dentro! In aperta! Certo! È sempre l'ultima a sapere le cose, devo essere! Vado in strada e prendo un taxi! Su per le spalle, giù le braccia! Sguardo fiero, petto in fuori, sulle spalle! Giù le braccia! Ci andiamo a sventare una rapina in taxi! Cobra,
fagli vedere come agiamo. Allora, macchine in dotazione non ne voglio. Bravo. Voglio e pretendo un Leopard cingolato di quelli smarmitati. Bravo. E con questo automezzo leggero mi butto in mezzo al traffico sparando in aria all'impazzata. Perché? Perché oggi c'ho le palle girate. Bravo. Arrivo in queste condizioni davanti al credito romagnolo, arrivo no, lì in derapata. No, ho detto credito bergamasco. Cobra. Già che sono lì, do una lezione anche a loro! Bravo, perché? Perché questi del credito romagnolo sono dei bastardi! Bravo. Sì! Perché applicano l'interesse del... Basta! Gli spezzo le corna a quei brutti bastardi! Un po' bassine però. Certo, gliele piego e poi gliele spezzo! Bravo, Cobra! Poi? Perché oggi sono le palle girate! Oh! Lascia la tua! Poi? Dopo che ho dato una lezione a questi qua mi dirigo verso il credito bergamasco. Ecco, come lo riconosciamo? È scritto fuori, capitano. No, non so, vabbè. A caratteri cubitali non ci si può sbagliare. Credito bergamasco de Hura. Bravo. Arrivo lì in derapata. Derapata. Con un colpo di fronte abbatto il portellone. Bene. Scendo facendo il passo del leopardo che sta sulle sue. Poi faccio il passo della mangusta introversa. Poi striscio come il coccodrillo, come se avesse mangiato 3 piatti di polenta taragna. Sì. E mi apposto sotto le finestre della banca con 2 occhi da passerottino tenero, tenero. Ma figlio di puttana dentro! Bravo! Mazzato! Bravo, Cobra! Così mi piace, spirito d'abnegazione. Mazzato! Bravo! Bravo! Guarda che però è una stringa slacciata, eh? Sotomayor! Sempre allerta, ragazzi! Allora, Tigre, attenzione, il momento è fatidico. La banca è lì, noi siamo qui. Ci deve venire un'idea geniale. Come agiamo? Purtroppo io però sono rimasto imbottigliato nel traffico col tassista perché mi sono mosso in ritardo all'ora di punta, insomma. Però che chiaramente non per questo soffro per i miei colleghi che già sono lì. Tanto che il tassista mi dice, ma non si perda d'animo, va, non lasci perdere. D'animo. Tanto che mi racconta anche una barzelletta bellissima. Attenti! Se ci sarà già stata una strage in banca, lui è lì a raccontarsi le barzellette. Cobra, avanti, finiamo questa storia. Il momento è grave e bisogna agire fulmineamente. Bravo. Allora, con la mano destra impugno un fucile mitragliatore. Con la mano sinistra un grappolo di bombe a mano. Con l'altra mano che estraggo da, lasciamo perdere, impugno un pugnale con le lama seghettata, me lo conficco direttamente nella coscia. Perché? Perché oggi ho le palle girate. Bravo. E in queste condizioni mi dirigo caltando baldanzoso verso la filiale da espugnare. In quel mentre sento il capo dei rivoltosi che, rivolto verso il sottoscritto, sì, dice... Ehi tu, poliziotto dei miei stivali! Cosa? Ehi tu, poliziotto dei miei stivali! Cosa? Ehi tu, poliziotto dei miei stivali! Era per dire, ma va! Ehi tu, poliziotto dei miei stivali! Ma va! Se hai il coraggio, mettiti in piedi e affrontami! Ma cazzo, io sono già in piedi! Entro dentro e faccio una strada! Faccio saltare il palco! È ora di finirla, noi qui a rischiare la vita! E questi con i capelli lunghi vanno a fare le rapine! E poi vanno gli spinelli! E poi vanno in discoteca, ci fanno tutte le bambine che ci sono! E vanno in giro con la classe CCD! Io ti spacco le braccia, brutto bastardo! Dammi il mano che vengono! E lui va in giro con la maga, non lamento, dice, dai, è finito! Allora, Cobra, nella polizia bisogna avere... Le palle quadrate! Bravo! E tu come le hai? Cubiche! Bravo, Cobra! E tu, Tigre, come le hai? Io l'ho smussato un pochettino perché mi danno fastidio mentre cammino. E no, pi, e no, pi, e no, pi, no, pi, e no, pi, no, pi, e no, pi, no, pi,